Che non mi si fraintenda, non ho problemi a mettermi in topless, ma Travis, così come io me la immaginavo, non era il tipo di ragazza da topless. Dico, sono una professionista, Nigel, riconoscimi un po' d'esperienza, non è proprio da Travis. Sono rimasta seduta sul ponte dello yacht tutto il giorno, a mo' di sfondo, mentre due signori attempati intrattenevano quella che suppongo fosse una discussione d'affari. Uno dei due, ricoperto di peli e con un evidente problema di peso, è il mio fidanzato. Si capisce che è il mio fidanzato perché a un certo punto mi colpisce in faccia. Travis dovrebbe essere una ragazza che se la spassa, eppure in nessuna scena me la spasso, sempre seduta su questo yacht a impiasticciarmi di crema solare. Ad ogni modo, faccio da sfondo vestita in bikini e dico a Nigel: Nigel, sbaglio se mi ritengo un habitué dei cocktail? E lui, perché? Un po' sulla difensiva. E io, beh, perché in tal caso forse dovrei fumare col bocchino. E ne mostro uno molto discreto che avevo con me per puro caso. Va a parlarne con Gunther, ma Gunther dice che non si può fumare. Dico, perché fa male alla salute? No, perché con la tua coerenza ci hai rotto il cazzo. Dico, Nigel, posso chiederti un'ultima cosa? Avanti. Di che cosa sta discutendo il mio fidanzato? D'affari. Nigel, sbaglio se penso che si tratti di droga? Perché è un problema? Beh, sì, è un problema per me, intendo dire per Travis. Mi aiuta a inquadrare il personaggio. Ti aiuterebbe a inquadrarlo meglio se Travis si togliesse il reggiseno. Dico, Nigel, secondo te la vera Travis lo farebbe? Gunther vuole vedere le tue tette. Non lo guardo neppure. Mi tolgo il reggiseno senza fiatare e comincio a spalmarmi la crema con tutto il disprezzo possibile. Fanno la ripresa. Poi Nigel viene a dirmi che Gunther ha apprezzato e che se avessi messo un pelo di sensualità in più forse valeva la pena fare un primo piano. Così abbiamo girato di nuovo. E poi Nigel è tornato a dirmi che a Gunther piaceva lo spettacolo e che nella scena successiva avrei dovuto togliermi anche gli slip. Dico, Nigel, credimi, la vera Travis non lo farebbe. Va a parlarne con Gunther, torna indietro, dice che Gunther è d'accordo con me, che la vera Travis non lo farebbe, ma che nel mostrarsi nuda di fronte al socio d'affari del suo fidanzato dimostra tutto il proprio disprezzo per quello stile di vita. Dico, Nigel, finalmente Gunther mi dà qualcosa su cui lavorare. E lui fa, ok, giriamo, riprendi dallo slip. Salve a tutti, sono Denise Malgieri, sono nata a Napoli 22 anni fa, ma vivo da sempre a Roma. All'età di 8 anni ho deciso che avrei fatto l'attrice e da allora in poi ho passato tutta la mia vita a lavorare per questo. Dunque, appena finito il liceo, mi sono catapultata a fare provini un po' in giro in tutte le più prestigiose e importantissime scuole su cui mi ero informata. E qui a Roma mi è andata bene al Centro Sperimentale di Cinematografia e alla Silvio D'Amico. Io ho scelto quest'ultima perché è votata alla fatica, al puro teatro, al sudore, insomma, alla fatica e basta. Dunque mi sono diplomata all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico nello scorso anno accademico e, data la mia giovane età, giovanissima, non ho avuto molte esperienze lavorative, però vado molto fiera di essere stata l'ermia del sogno di una notte d'estate del nostro saggio di diploma con Carlo Cecchi. E sto cercando di darmi un po' un'occhiatina in giro in questa che è una giungla del mondo del cinema, spettacolo, teatro, chi più ne ha più ne metta, e intanto continuo sempre a perfezionarmi, a fare seminari, stage, corsi, perché la vita è piena di esami, non si smette mai di imparare, diceva qualcuno. Intanto ho un sacco di passioni, amo cantare, ho studiato canto, ho studiato musical, ma sono anche un soprano lirico leggero. Mi piace la danza, specialmente l'hip hop che in età giovanile ho praticato a livello agonistico. Adoro cavalcare, adoro i cavalli, pratico equitazione. Parlo inglese abbastanza fluentemente, scritto, parlato, vari corsi all'estero, così vabbè, insomma, lo parlo. Parlo un pochino di spagnolo, che è molto affascinante, ma insomma non me la cavo bene quanto come con l'inglese. Parlo anche qualche parola di arabo. 1,70 m.